Tutti Friuli Venezia Giulia, lo chiedono le opposizioni in consiglio regionale. Ok anche ai bambini nella fascia 0-3 anni per i centri estivi, arriva la delibera della regione che fissa le regole, via il 3 giugno. C'è posta per il presidente Kurz, iniziativa dimostrativa della Camera di Commercio per aprire le frontiere con l'Austria, qui turismo sicuro, assicura Paoletti. Albergatori e ristoratori alle prese con perdite da incubo, toccano il 70%, dobbiamo sopravvivere e tutelare i dipendenti. Migranti in quarantena al campo scout di Camposacro, sono 120 in media quelli accolti dalla Caritas, 340 in regione. Le frecce tricolori abbracciano Trieste, un messaggio di speranza disegnato nel cielo, ultima tappa del tour nazionale nella fase 2. Tele4 taglia il traguardo dei 3 mesi di diretta straordinaria, la TV che diventa famiglia, punto di riferimento e di incontro durante l'emergenza. Buonasera e bentrovati in una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Dunque apriamo con la politica. Le opposizioni compatte in consiglio regionale chiedono una commissione d'inchiesta sulla gestione della emergenza coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Il servizio d'apertura di Umberto Bosazzi. Noi chiediamo al consiglio regionale di istituire una commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid per capire cosa non abbia funzionato. Tutto parte dalla seduta della terza commissione consiliare della scorsa settimana, durante la quale, a detta dell'opposizione, sull'emergenza coronavirus non sono state fornite risposte soddisfacenti. Il Movimento 5 Stelle pertanto ha presentato una mozione che chiede una commissione di inchiesta sulla gestione appunto dell'emergenza, non per processare qualcuno o qualcosa, come spesso è stato ribadito oggi durante una conferenza stampa indetta per presentare l'iniziativa, cui hanno aderito tutti i gruppi dell'opposizione. Qui non si tratta di processare nessuno, si tratta di capire cosa non ha funzionato fra le cose che ci sono state e che hanno funzionato, proprio perché dagli errori si traggono anche le indicazioni per il futuro, e avere le analisi corrette e gli accertamenti corretti vuol dire poter fare anche le previsioni corrette. Lo stesso assessore Riccardi ha ammesso che bisogna fare un approfondimento perché ci sono alcuni territori che sono rimasti più colpiti, penso al caso Trieste, ma anche analizzare cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato nelle strutture residenziali per anziani e disabili. In particolare la Commissione dovrebbe far luce su quello che è stato definito il caso Trieste e che riguarda soprattutto e ancora una volta le case di riposo. Quali le cause di questa massiccia invasione di Covid tra gli anziani e tra il personale delle case di riposo, ad esempio. Ancora, perché le case di riposo piccole e meno strutturate hanno registrato meno casi rispetto a quelle più grandi? Infine, capire una volta per tutte le ragioni in base alle quali il numero di casi registrato a Trieste sia così esponenzialmente alto rispetto al resto del Friuli Venezia Giulia. E a stretto giro la replica del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Devo dire che mi sorprende e mi lascia amareggiato la posizione del PD e del Movimento 5 Stelle, insieme ad altre opposizioni in Consiglio regionale, che chiedono una commissione d'inchiesta sul Covid in Friuli Venezia Giulia. Mi lascia, stupito, perché il Friuli Venezia Giulia, questo è un articolo del Sole 24 Ore, dove dicono che il Friuli Venezia Giulia, e cito testualmente, è stata fatta una rilevazione nei principali paesi europei e dice esplicitamente, citando solo la nostra regione a livello italiano, il Friuli Venezia Giulia è l'unica realtà italiana che vede convivere entrambi gli indicatori al di sotto della media. È stata fatta una rilevazione dal punto di vista economico sulla disoccupazione e dei contagi e noi siamo sotto la media entrambi, l'unica regione in Italia. Un dato che la comuna gran parte della Germania e dell'Inghilterra, mentre il resto d'Italia presenta contagi sotto la media ma una disoccupazione più alta oppure contagi più alti seppur regioni più forti economicamente. Quindi siamo la regione migliore messa d'Italia detta dal Sole 24 Ore. Non solo, io qui di fronte ho i dati della Fondazione Gimbe, una fondazione indipendente, che ci colloca tra le migliori regioni d'Italia anche nella cosiddetta area verde della Fondazione come migliori risultati alla lotta al coronavirus. Adesso nessuno dice che abbiamo fatto tutto in modo perfetto, in un'emergenza degli errori si possono fare e bisogna correggerli, però penso che dobbiamo essere orgogliosi della nostra regione e non di chi amministra questa regione, ma di tutta la comunità regionale perché tutti insieme ci siamo mossi rispettando le limitazioni,
guardando in modo attento ai contatti sociali per evitare ci possano essere dei contagi. Abbiamo avuto dei risultati molto positivi. E invece le opposizioni di riconoscere il lavoro che tutti insieme abbiamo fatto, io avrei voluto coinvolgere anche loro, per esempio, in tutte le misure economiche, ma evidentemente cercano soltanto la provocazione e cercano solamente di andare a denigrare il lavoro degli altri. Però dicevo, invece di essere orgogliosi, si continua a cercare di parlare male della nostra regione. Proseguiamo, ok anche ai bambini nella fascia 0-3 anni per i centri estivi. Arriva la delibera della regione che fissa le regole per tutte le età. Via il 3 giugno. Apertura dei centri estivi anche per i bambini della fascia 0-3 anni. Stop all'obbligatorietà del tampone e definizione del rapporto numerico tra bambini ed educatori. E poi misure di sicurezza stringenti inserite in un patto di corresponsabilità tra genitori, gestori e enti pubblici, a cui si aggiunge l'accoglimento dell'ipotesi con cui anche i volontari possano prestare servizio se hanno almeno 16 anni. Sono alcune delle novità introdotte nelle linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per i minori in Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda gli educatori, per la fascia di età 0-5 ce ne sarà uno ogni 5 bambini, per la fascia 6-11 uno ogni 7 bambini, rapporto che sale a 1 a 10 per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. Il servizio potrà partire già dal 3 giugno, previa approvazione del progetto da parte del comune. Per facilitare le procedure verranno messe a disposizione sul sito internet della regione con un modello di progetto e il patto di corresponsabilità utile a ridefinire l'attività estiva nel rispetto delle norme vigenti. Il Friuli Venezia Giulia, aggiunge l'assessore Rosolen, sceglie di essere tra gli avanguardisti nei servizi per i bambini e chiede contestualmente collaborazione e corresponsabilità a tutti i soggetti. Aprire in anticipo, estendendo il ventaglio dell'offerta anche ai bambini della prima infanzia, è una scelta che implica responsabilità. Sotto il profilo operativo, nel caso in cui i bambini dovessero manifestare febbre dai 37,5 in su o sintomi respiratori o gastrointestinali, dovranno rientrare a casa e dovrà essere contattato il pediatra. Il bambino dovrà essere accompagnato da un solo genitore ed è preferibile il trasporto da parte di familiari. I mezzi pubblici possono essere comunque utilizzati nel rispetto delle ordinanze vigenti. Sono stati stabiliti principi generali di igiene e pulizia, sanificazioni frequenti e disinfezione meticolosa di tutti gli oggetti, a iniziare dai giocattoli. I pasti saranno somministrati in monoporzioni e verranno utilizzate stoviglie monouso. I bambini avranno lettini e lenzuola a uso personale. Ed ora i dati sul Covid in Friuli Venezia Giulia, leggendo il consueto bollettino della Protezione Civile. Allora, le persone attualmente positive al coronavirus in regione sono 384, 7 in meno rispetto alla giornata di ieri. La terapia intensiva registra ricovero di 2 pazienti e qui ci fermiamo un secondo. Perché? Perché ciò potrebbe far pensare a una risalita della curva dei contagi, ma così non è. Perché? Perché si tratta di pazienti chirurgici, cioè già affetti dal virus e ricoverati in terapia intensiva post intervento chirurgico a scopo dunque precauzionale. Quindi non si tratta di una risalita dei contagi, ma di un fatto precauzionale post intervento, ovviamente intervento di altra natura, di altra patologia, ma erano già affetti precedentemente da coronavirus. Andiamo avanti ancora con i dati. Gli altri ricoverati in altri reparti sono 45. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.267, 5 in più di ieri, quindi 5 contagi in più, 1.385 a Trieste, 982 a Udine, 686 a Pordenone, 214 a Gorizia. Totalmente guariti 2.550, 12 in più, clinicamente guariti 61, in isolamento 276. I deceduti morti rimangono 188 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia. Ok ai test sierologici e ai tamponi anche in privato in Friuli Venezia Giulia. Lo aveva annunciato in diretta a Tele4 martedì, se non sbaglio, il presidente Fedriga, e oggi è arrivata la delibera di giunta con l'ok definitivo.
Dall'anticipazione del presidente Fedriga a Tele4 alla delibera di giunta approvata oggi. I laboratori privati accreditati presso il sistema sanitario regionale possono effettuare tamponi e test sierologici per l'individuazione del Covid-19 in base a un protocollo che stabilisce precisi standard qualitativi. Le persone che intendono sottoporsi a test sierologico o tampone a proprie spese, ha spiegato l'assessore alla sanità Riccardi, fermo restando la necessità di una prescrizione medica, possono farlo nei laboratori autorizzati con la garanzia del rispetto di standard qualitativi pari a quelli del servizio sanitario. I risultati degli esami saranno inoltrati alle aziende sanitarie di competenza e serviranno ad attivare, in caso di positività, le misure previste per il contenimento del coronavirus nella fase 2. Secondo quanto stabilito dalla Regione, le strutture private accreditate che desiderano effettuare questo tipo di analisi, oltre a essere in possesso di accreditamento istituzionale nella branca medicina di laboratorio, devono disporre di strutture con livello di biosicurezza 2 e utilizzare una strumentazione certificata per metodica molecolare reverse real-time PCR e relativi reagenti. Il vice governatore ha spiegato che prenderà il via anche uno studio epidemiologico parallelo a quello avviato a livello nazionale con la collaborazione della Croce Rossa sugli operatori che esercitano un servizio di pubblica utilità, come ad esempio le forze dell'ordine, per monitorare la circolazione del virus in regione. Con l'esame sierologico sarà possibile sapere se le donne e gli uomini in servizio e a contatto con le persone durante tutte le fasi dell'epidemia siano entrati in contatto con il virus. In questo modo, oltre ad avere un quadro più preciso sull'andamento della diffusione del virus, saranno anche individuati i soggetti positivi al Covid-19 ma asintomatici. Il presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti, ha inviato una cartolina al premier austriaco Sebastian Kurz, un invito a visitare le nostre terre per rendersi conto di persona che le strutture ricettive garantiscono una vacanza assolutamente tranquilla e dunque a sbloccare le frontiere. Caro cancelliere, la invito a venire a trovarci. C'è posta per il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Stamani, dopo un breve incontro con le categorie più colpite dall'atteggiamento di Vienna nei confronti del nostro paese, che potrebbe portare alla riapertura dei confini appena il 18 luglio, il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, ha inviato, non solo simbolicamente, una cartolina all'indirizzo del premier austriaco. Il turista austriaco è importante per noi, se lui ci apre forse i confini al 18 luglio vuol dire aver perso già la stagione turistica estiva con gli amici austriaci, in quanto loro si sa che la fanno in anticipo. Vogliamo che i nostri governi si parlino e con questo invito al cancelliere a venire a toccare con mano nella nostra regione il grado di sicurezza dei protocolli che tutte le imprese nel settore turistico, dagli alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, eccetera, hanno messo in pratica, prendersi conto che siamo una regione sicura, all'avanguardia e anche troppo trasparente forse rispetto a tante altre regioni o nazioni a noi vicine. In realtà, quella che Paoletti definisce una simpatica provocazione potrebbe essere rubricata fra le iniziative comunicate a nuora perché suocera intenda e potrebbe persino riflettere una certa insoddisfazione per l'atteggiamento al momento infruttuoso del governo italiano. Con questa iniziativa economica, perché io rappresento il mondo dell'economia della Venezia Giulia e non politica, vogliamo un po' sensibilizzare sì l'Austria ma anche i nostri politici a darsi una mossa, insomma. Sollecitato in tal senso, Paoletti è decisamente più esplicito laddove non è dato comprendere se e quanto sia rassegnato. I problemi che ha il governo in questo momento sono un certo tipo. La Friuli Venezia Giulia, questa piccola regione da 1.200.000 abitanti, è importante sicuramente, ma forse non è nei pensieri né primari del nostro ministro degli esteri. Con perdite medie del 70% il comparto turistico è in ginocchio. I numeri sono stati snocciolati oggi a margine proprio di questa conferenza stampa. Ne parlano Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi, Bruno Vesnaver, responsabile regionale della FIPE, e Roberto Cividin, presidente della Federazione Regionale degli Agenti di Viaggio.
che normalmente il tasso di occupazione da maggio fino a ottobre di Trieste negli alberghi oscilla fra l'80 e il 90%. Attualmente il giugno è praticamente azzerato, se si farà il 5-10% sarà già un buon mese, per così dire. Luglio le prenotazioni sono state altresì praticamente tutte cancellate, non si vedono ancora prenotazioni degne di nota. Qualcosa permane ancora per l'ultima parte di agosto, settembre, ottobre. Ristorazione in ginocchio, come previsto d'altronde, quindi senza uomini di affari, senza turismo, senza gli amici austriaci che vengono giù e non solo austriaci, senza aerei, siamo al 30% come ristorazione. Siamo in una situazione paradossale nella quale noi non possiamo pianificare quando dipendiamo completamente da fattori esogeni, dipendiamo dalla riapertura dei confini, dagli aerei che ripartono o meno, vediamo l'aeroporto di Ronchi, l'aeroporto di Lubiana, insomma stiamo attendendo. La volontà da parte dei clienti c'è di muoversi, di ripartire chiaramente, però non possiamo in questo momento garantire assolutamente niente. Tutti noi abbiamo conservato i nostri dipendenti, abbiamo tenuto, teniamo duro con i nostri dipendenti. La vergogna vera e propria è che i nostri dipendenti, a patto il 20%, dal 12 di marzo non prendono un euro di cassa integrazione. Quella è la vergogna nazionale, uno scandalo. Abbiamo richiesto a livello nazionale la cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre, elemento per, secondo noi, assolutamente indispensabile per la nostra sopravvivenza. La stima è che attualmente saremo intorno al 20% di occupazione, una perdita del 70% o anche più su base annuale. Cominciamo a rivedere una normalità, una pseudonormalità e le richieste appena a marzo-aprile del prossimo anno. E anche di questo parleremo questa sera a Ring. La prima parte sarà dedicata, anzi battezzata, Tutti al mare, con l'assessore comunale Lorenzo Giorgi che parlerà di come verrà organizzata la situazione a Barcola e non solo. Il nostro Bernardo Gulotta ha realizzato invece uno speciale sulla spiaggia di Lignano. Poi dialogheremo con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ma anche sentiremo l'estratto di un suo intervento, ma parleremo anche con il presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin. Ultima finestra dedicata a un triestino guarito dal coronavirus che vive e lavora in Lombardia. Ora parliamo invece del dibattito sulla nuova piscina acquamarina sul Ring di Tele4, il confronto ieri sera fra Paolo Menis del Movimento 5 Stelle e Michele Babuder di Forza Italia. Ah, siccome sono arrivati tanti sms e whatsapp sul tema della piscina terapeutica, non c'è più l'acqua marina, c'è il progetto per realizzare quella nuova in Porto Vecchio, tra l'altro alcuni rendering sono stati offerti proprio qui in diretta a Tele4 dal sindaco di Piazza. Piano A dovrebbe essere quella di ricostruirla in sito, però capiamo che ci sono delle oggettive difficoltà perché con il sequestro della magistratura e comunque è una struttura che è stata completamente rovinata dal crollo, quindi diventerebbe più costoso e difficile ricostruire in quel sito piuttosto che altrove. È un dato di fatto, da quando purtroppo l'acqua marina, il tetto dell'acqua marina è crollato, si sono resi evidenti due problemi fondamentali. Uno, la disponibilità dell'area sotto sequestro, non di proprietà del comune, bensì di soggetto terzo. La seconda necessità, quella in cui il Comune ha cercato di dare un minimo supporto, ma secondo le proprie disponibilità, agli utenti, è stato quello di collocarli in strutture differenti e di cercare di dare loro un sostegno. Ma credo che il tema principale sia non tanto il dove, quanto il cosa. E sul cosa purtroppo ho visto delle dichiarazioni contrastanti da parte del sindaco. Qualche settimana fa aveva dichiarato proprio da voi che non vuole costruire un ospedale, ma che voleva costruire qualcosa che rende. Il sindaco non ha detto che deve rendere, il sindaco ha detto che una struttura si deve anche sostenere da sola economicamente, se non da sola perlomeno parzialmente. Io credo che una piscina terapeutica deve essere una piscina terapeutica dove appunto va chi ha bisogno di recuperare una certa situazione fisica o persone che purtroppo non sono completamente abili. Ci si può affiancare anche una piscina nuotatoria normale,
ma questo è cosa ben diversa da creare un centro benessere come voleva lui. Non vuol dire lucro, non vuol dire lucro, ma beneficio, e beneficio per una società di privati che investe in una struttura prevalentemente di terapeutica, diciamo prevalentemente terapeutica, credo che possa connotare anche una sua funzione con quello che è il coinvolgimento magari di altri soggetti privati per renderla magari un poco più attraente, quindi andare oltre l'acqua marina, ma oltre vuol dire garantendo anzitutto quelli che sono i servizi per le persone che ne hanno necessità. E torniamo alla stagione balneare, perché con una app, un'applicazione del vostro smartphone, i cellulari moderni per chi non parla l'inglese, sarà possibile prenotare il vostro posto in spiaggia. Un'app con la mappa di tutte le spiagge del Friuli Venezia Giulia, da Muggia a Lignano Sabbia d'Oro, per prenotare prima di uscire di casa un posto sotto l'ombrellone. È quanto ha realizzato il sindacato italiano Balneari e che sarà pronto entro metà giugno. Così il coordinatore regionale Salvatore Sapienza. Gran parte degli stabilimenti balneari del Friuli Venezia Giulia, ha aggiunto, è pronto con i protocolli di sicurezza all'80% per ripartire domani. Si tratta soprattutto di Lignano Sabbia d'Oro e Grado, mentre la costiera triestina ha qualche difficoltà in più dal punto di vista logistico. Entro metà giugno sarà pronta anche la tecnologia, che è stata approntata per poter avere in un'unica mappa tutte le spiagge. Con la mappa, ha precisato Sapienza, si evitano le code dal punto di vista della prevenzione e gli utenti non dovranno sostare troppo tempo davanti allo stabilimento. Secondo le stime, le perdite per la stagione dovrebbero aggirarsi attorno al 50%, anche perché dipenderebbe da quando si aprono le frontiere con l'Austria. Per quanto riguarda i rincari, in Friuli Venezia Giulia, ha concluso Sapienza, come sindacato abbiamo consigliato di lasciare i prezzi fermi, anche a fronte delle maggiori spese investite e per la diminuzione dei posti in spiaggia e delle sanificazioni. Sono allo stato attuale 340 i cittadini stranieri ospitati in isolamento fiduciario in provincia di Trieste in strutture private affidate alla gestione della Caritas. Lo segnala il Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà, Mauro Palma. E 120 di queste persone, di questi migranti, mediamente vengono ospitate al campo scout di Camposacro, appunto gestito anche questo dalla Caritas, quindi centro più grande, il centro più importante, dove siamo stati questa mattina. Siamo all'ostello Scout Alpe Adria, gestito in questo momento dalla Caritas per la situazione accoglienza migranti, in particolare per quanto riguarda la quarantena di quelli che arrivano sul territorio triestino. Siamo con Caterina Modic, responsabile area accoglienza della Caritas, per chiederle innanzitutto come sta andando la gestione di questa quarantena ai tempi del coronavirus per queste persone che arrivano dalla rotta balcanica e prima di essere accolte, diciamo così, nelle strutture devono passare qui questo periodo di quarantena. Beh, le procedure sono semplici, le persone vengono rintracciate sul territorio dalle varie forze dell'ordine e vengono visitate dal 118 prima di essere accompagnate qui, per cui se c'è un qualsiasi problema di tipo sanitario vanno direttamente in ospedale, altrimenti vengono portate qua e devono passare qua 14 giorni di isolamento fiduciario. Da quello che sapevamo anche dal prefetto, c'erano stati alcuni casi sospetti di Covid, ma nessun caso di coronavirus acclarato tra i migranti, e credo che continui ancora così. Sì, no, ci sono stati casi in cui le persone avevano febbre o tosse, sono state poste immediatamente in isolamento, segnalato al Dipartimento di Prevenzione, sono stati effettuati i tamponi e i risultati erano sempre tutti negativi. Sappiamo che in un primo momento c'è stato quel problema di alcuni migranti che uscivano, entravano, la prefettura ha disposto delle situazioni anche di controllo maggiori, se non sbaglio ora la situazione è maggiormente sotto controllo, per ovviamente far sì che la quarantena sia una vera quarantena per il bene non solo dei migranti ma ovviamente anche delle persone del territorio. Beh, certo, come vedete il cancello è chiuso, le persone vengono avvisate fin dal momento in cui vengono accolte che per 14 giorni devono restare all'interno per dopo essere trasferite. Ci sono stati dei casi di persone che magari sono uscite per, diciamo, non dal cancello principale, ecco. Certo. Però abbiamo molta collaborazione anche con le forze dell'ordine che sono spesso presenti, monitorano e per esempio c'hanno anche persone che hanno provato ad uscire, sono state poi
fermate e riportate alla struttura per continuare il periodo di isolamento, che a quel punto magari ripartiva da quello stesso giorno in cui sono state riaccompagnate qui. Ieri invece, dialogando con Don Amodeo, responsabile della Caritas diocesana, si parlava di circa una media di 120 persone ospitate all'interno della struttura qui di Camposacro. È un numero che rimane più o meno costante? Ci sono variazioni? Nella media, direi che come media va bene. Ovvio che ci sono le variazioni, dipende dal numero di persone che vengono rintracciate sul territorio e dai trasferimenti. Perché finita i 14 giorni di isolamento fiduciario le persone vengono trasferite, a quel punto il numero si abbassa, ma se lo stesso giorno per esempio c'è un rintraccio sul territorio le persone vengono accolte. Vediamo ora il passaggio delle frecce tricolori nel cielo di Trieste a chiusura del tour nazionale, un messaggio di speranza per la popolazione alle prese con la ripartenza post-Covid. Dovevano essere le 15.42, sono state invece le 14.20. Eccoli ragazzi, in diretta! Prima il solista a fare capolino sul colle di San Giusto e sulla città, e quindi l'intera pattuglia già con il tricolore a disegnare questa bandiera sulla città di Trieste. Ultima tappa del tour nazionale delle frecce tricolori che hanno toccato tutta una serie di città, penultima prima di Trieste e Venezia, e concluderanno questo tour di ripartenza, di fase 2, di speranza, di augurio ai cittadini italiani a Roma il 2 giugno nella Festa della Repubblica. Dopo il primo passaggio dal mare al Colle di San Giusto, il secondo trasversale lungo le rive di Trieste da una parte all'altra, dalla Sacchetta al Porto Vecchio e poi su verso le alture del Carso. Le vediamo nell'immagine a schermo pieno abbassarsi verso le rive di Trieste e poi lasciar partire i fumogeni bianco, rosso e verde, la bandiera tricolore sul lungomare triestino. Occhi al cielo dal Molo Audace e dalle rive, ma non in assembramento, perché tutti se le aspettavano. Un'ora e venti più tardi chi c'era se le è godute così, in maniera spontanea, questo spettacolo, questo segnale, questo incoraggiamento ai cittadini di Trieste e del Friuli Venezia Giulia per la ripartenza dopo la pandemia da coronavirus. Poi ancora un ultimo passaggio sopra il Carso, davanti alla zona del faro di Gretta, per l'ultimo scampolo tricolore prima di chiudere questo passaggio, questo tour delle frecce tricolori lungo le varie città italiane, penultima a Venezia prima di Trieste, conclusione a Roma il 2 giugno, come detto, in occasione della Festa della Repubblica, 2 giugno in cui Tele4 sarà ancora una volta con voi in diretta, anche in una giornata di festa nazionale. Tra pochissimo, eccolo, l'ultimo tricolore, bianco, rosso e verde, in mezzo alle nuvole, un segnale di speranza, un segnale di cuore, di vicinanza alla città di Trieste, della pattuglia acrobatica nazionale. Lungo approfondimento da Studium Fidei, ieri pomeriggio organizzato da Don Ettore Malnati alla parrocchia di Notre Dame de Sion, sul tema del commercio, ospite il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, che ha illustrato i vantaggi del Bonus Italia, aiuto concreto alle famiglie, alle imprese che vogliono andare in vacanza, ha detto il presidente camerale, di gran lunga più opportuno rispetto all'intervento messo in campo dal governo con il decreto rilancio. Il commercio sta cambiando, ha proseguito. Durante il lockdown i veri affari li ha fatti Amazon. In Italia hanno chiuso 45.000 negozi nell'ultimo anno e le vendite online hanno registrato l'apertura di 9.000 nuovi siti per l'e-commerce. Tele4 taglia oggi il traguardo dei 3 mesi di diretta straordinaria e possiamo davvero dire che si tratta di una TV, la nostra, diventata una famiglia. Dovete restare a casa, dipende solo ed esclusivamente tutto da voi. 3 mesi esatti dalla prima diretta straordinaria notturna di Tele4, che poi non si è mai più interrotta. Io lo auguro che non succeda a nessuno e quando ti succede ti casca il mondo. Come se qualcuno ti mettesse la borsa di plastica in testa. Tutti i nostri ospiti
seppur positivi, stanno bene, sono asintomatici. Te la chiudesse qua e non ti può respirare. Si è creato, e questo emerge secondo me dal blog che hai preparato, davvero un rapporto fantastico con i nostri telespettatori. Siamo veramente diventati una sorta di famiglia. Le distanze le hanno sofferte un po' tutti, e la paura anche, perché purtroppo magari chi ha i genitori anziani avrebbe voluto, certo, stare con loro in quel momento. Camminano in città, in particolare in Piazza dell'Unità, distanziati di un metro. Ma ho capito bene, cioè Umberto ha raccontato di essersi presentato con i pantaloni della tuta? Sì. Mamma mia. La prima, ma ti ricordi quella sera, il 29 febbraio, no? 9:30, 10 di sera, Umberto in video con tuta e completo sopra. Avevo un gilet, avevo un pullover. Addirittura gilet. Giallo probabilmente. Credo di avere ancora un'immagine di quella diretta. Mai come l'opera che abbiamo fatto, avete fatto soprattutto voi in questi mesi, è stata un collante continuo tra la popolazione e la linea delle informazioni vere. Non soltanto per le ore in più e le dirette, quindi essere molto più a video anziché in redazione, rispettare i tempi che noi conoscevamo, ma proprio il discorso di che cosa si stava affrontando, più che del come lo stavamo affrontando, e l'incognita. Per esempio, io sono un ipocondriaco, lo sanno tutti quanti. Quando si è concentrati nel realizzare dei servizi, poi anche nell'offrire un servizio, non hai tempo per preoccuparti d'altro. No? Indiscussa medaglia d'oro, il sesso ai tempi del Covid. Io e mio marito possiamo fare, siamo una coppia sposata da qualche anno, sesso in tranquillità. Penso che non ci sia nessun problema, insomma, non credo proprio. And the winner is Umberto Bosazzi, proprio a mani bassissime, che ha avuto, non so se la fortuna o la disavventura più grande di queste dirette. Dai. Doveva capitare, insomma. Doveva capitare. Anche prima o dopo. Doveva capitare. Comunque, per forza. Stiamo parlando di bici, è cresciuta molto la voglia di mobilità ecosostenibile, che sia tradizionale o elettrica, fra bici e monopattini. Abbiamo fatto il punto della situazione anche riguardo al bonus bici introdotto dal governo, assieme a Bernardo Zerqueni, esercente del settore che lavora nel centro di Trieste. Chiudiamo con questo servizio di Bernardo Gulotta, poi si prosegue con la straordinaria. Parliamo oggi di mobilità elettrica. C'è stata una forte spinta nell'ultimo periodo, dopo la riapertura alle persone di poter uscire. Noi siamo ripartiti come punto di riferimento molto con l'officina. Le persone stanno rispolverando le bici in cantina. C'è chi ovviamente si sta approcciando anche al mondo elettrico, perché ovviamente con una città come questa piena di sali e scendi, once ad oggi il suo progetto è stato fondato proprio sulla base di questa città. Com'è stata la quarantena? Quando avete riaperto e come avete riaperto? C'era un po' di confusione, quindi eravamo molto incerti. Teoricamente noi dopo il 4 maggio ci avevano dato la possibilità di aprire con l'officina, noi abbiamo aspettato un po', i clienti comunque non li facciamo, principalmente abbiamo allestito, grazie al comune che ci ha dato la possibilità, lo ringrazio veramente tanto, di allestire l'esterno, diamo la possibilità ai clienti di godersi il negozio esternamente, quindi sicuramente evitiamo che entrino almeno non a gruppi. Abbiamo circa 30 bici al giorno che ci arrivano e bisogna essere molto rapidi. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le esigenze del cliente, quindi non farlo aspettare 3 settimane. Ecco. Ogni bici prima di essere provata viene igienizzata e abbiamo una persona appositamente che controlla che ogni bici tra un passaggio e l'altro venga igienizzata. Le persone prima di entrare, se entrano con la mascherina e i guanti, e quindi diciamo siamo abbastanza attrezzati da questo punto di vista. Domande ancora per quanto riguarda il bonus bici che ha introdotto il governo. La cosa positiva è che hanno dichiarato che è retroattivo con il 4 maggio, quindi tutti gli acquisti che vengono fatti dal 4 maggio in poi
noi ovviamente forniamo la fattura e poi con questo documento, quando apriranno il portale, i clienti caricheranno la fattura sul portale e potranno richiedere il bonus. Il bonus è pari al 60% sulla spesa per un massimo di 500 euro. Quindi diciamo che normalmente questo sta portando le persone a guardare anche dei modelli un attimino più di nicchia o comunque migliori, che fino a ieri magari non si potevano permettere, ma con questo contributo ovviamente si stanno facendo un pensiero e li stanno comprando. Bentrovati ancora in diretta straordinaria su Tele4. A breve ci collegheremo con Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina Calcio, per fare il punto dopo l'assemblea di Lega di ieri sera, relativamente appunto a quella che è la situazione della possibile ripartenza della Serie C, che diventa però sempre più problematica, vista anche la situazione che riguarda invece la massima serie, la Serie A, anch'essa nel caos, perché quelli che erano i programmi della prima ora circa la possibile ripartenza ancora non sono del tutto chiari. Siamo in collegamento con Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, per una battuta su quella che è la situazione, no? Speravamo di trovarci in una situazione più chiara e invece dalla Serie A in giù siamo ancora in una situazione ancora d'impasse, ancora non chiarissima, Mauro, giusto? Mauro, mi senti? Pronto? Eccoci qua, perfetto, si sente benissimo. Mauro, allora dicevo, Serie A in difficoltà, adesso vediamo, aspetta un attimo che sistemiamo il collegamento, arriviamo tra qualche istante, aspetta un attimo, allora facciamo così, riattiviamo la chiamata, vediamo se adesso andrà a buon fine e ci sarà l'audio ideale per poter fare il collegamento con Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina Calcio, per fare un po' di chiarezza su quella che è la situazione della Serie C. Allora, ancora qualche istante, vediamo, eccolo qua, sta rispondendo in questo momento, tra qualche istante ci siamo. Come detto, Serie A in una situazione complicata, non ci sono ancora le esatte regole, diciamo così, per la ripartenza. Si pensava di partire con Atalanta-Sassuolo proprio da Bergamo per diciamo così onorare una delle province italiane dove era stato maggiore il numero di decessi per coronavirus. Niente Atalanta-Sassuolo il 19, scrive la Gazzetta. Si ricomincia il 20 con Torino-Parma, ancora caos dunque sulla ripartenza della massima serie e a cascata anche ovviamente su quelle che sono le serie calcistiche minori, diciamo così. Allora, vediamo se riusciamo a completare il percorso che ci porta alla chiamata. Come ben sapete, ormai si fa tutto via Skype piuttosto che in videochiamata e quindi è tutto un po' più complicato rispetto a qualche tempo fa. Provo nell'altra maniera, vedo se così funziona e se sì magari mettiamo il collegamento sull'altro fronte, diciamo così, quello della videochiamata via WhatsApp web. Vediamo se riusciamo a fare in questo modo. Adesso sistemiamo i microfoni del caso. Come sempre qualcuno dice il bello della diretta, secondo me il brutto, ma insomma facciamo finta che sia così, dai. Adesso vediamo se recuperiamo Mauro Milanese, altrimenti apriamo le linee alle nostre telefonate, ai nostri telespettatori da casa. Intanto stiamo preparando anche il video integrale della risposta di Massimiliano Fedriga alle opposizioni circa la richiesta della commissione d'inchiesta. La vediamo, andiamo con le telefonate perché evidentemente non riusciamo a perfezionare il collegamento. Fedriga. Devo dire che mi sorprende e mi lascia amareggiato la posizione del PD e del Movimento 5 Stelle, insieme ad altre opposizioni in Consiglio regionale, che chiedono una commissione d'inchiesta sul Covid in Friuli Venezia Giulia.
mi lascia diciamo stupito, perché il Friuli Venezia Giulia, questo è un articolo del Sole 24 Ore, dove dicono che il Friuli Venezia Giulia, e cito testualmente, è stata fatta una rilevazione nei principali paesi europei, e dice esplicitamente, citando solo la nostra regione a livello italiano, il Friuli Venezia Giulia è l'unica realtà italiana che vede convivere entrambi gli indicatori al di sotto della media. È stata fatta una rilevazione dal punto di vista economico sulla disoccupazione e dei contagi, e noi siamo sotto la media entrambi, l'unica regione in Italia. Un dato che la comuna gran parte della Germania e dell'Inghilterra, mentre il resto d'Italia presenta contagi sotto la media ma una disoccupazione più alta, oppure contagi più alti seppur regioni più forti economicamente. Quindi siamo la regione migliore messa d'Italia detta dal Sole 24 Ore. Non solo, io qui di fronte ho i dati della Fondazione Gimbe, una fondazione indipendente, che ci colloca tra le migliori regioni d'Italia anche nella cosiddetta area verde della fondazione come migliori risultati alla lotta al coronavirus. Adesso nessuno dice che abbiamo fatto tutto in modo perfetto. In un'emergenza degli errori si possono fare e bisogna correggerli. Però penso che dobbiamo essere orgogliosi della nostra regione e non di chi amministra questa regione, ma di tutta la comunità regionale, perché tutti insieme ci siamo mossi rispettando le limitazioni, guardando in modo attento ai contatti sociali per evitare ci possano essere dei contagi. Abbiamo avuto dei risultati molto positivi. E invece le opposizioni di riconoscere il lavoro che tutti insieme abbiamo fatto, io avrei voluto coinvolgere anche loro, per esempio in tutte le misure economiche, ma evidentemente cercano soltanto la provocazione e cercano solamente di andare a denigrare il lavoro degli altri. Però dicevo, invece di essere orgogliosi, si continua a cercare di parlare male della nostra regione. E per questo sono particolarmente sconfortato. Allora, in studio abbiamo sentito il Presidente della Regione Fedriga sulla richiesta di una commissione d'inchiesta da parte dell'opposizione. Un paio di battute flash con Mauro Milanese sulla situazione della possibile ripartenza via Skype. Mauro, addirittura la Serie A in difficoltà sulla ripartenza. Questo mette ancora più in forza la ripartenza anche della Serie C per i playoff, perché leggo le ultime notizie, dovranno ripartire da Bergamo, non ripartiranno da Bergamo, forse si inizierà con un'altra partita. Insomma, c'è caos già per la Serie A. La Serie C è ancora più lontana la ripartenza a questo punto. Ma noi ci siamo preparati per giocare, perché da quando abbiamo sentito Gravina l'altro ieri che voleva giocare con i pressionisti e ha fermato la Serie D, noi siamo pronti per giocare. Chiaro che i protocolli sono difficili da applicare, sono anche onerosi, perché ogni 4 giorni si spende più di 5.000 euro tra sieri e tamponi, però la testina organizzata sia strutturalmente, sia organizzativamente, sia economicamente per affrontare sia il campionato che il playoff o solamente il playoff. Poi, come dicevo sempre Marco, per me la battaglia purtroppo quest'estate, anche se mi piace il calcio giocato, faccio quello che mi piace di meno, essere molto attivi, molto, molto sensibili su quello che succede poi nell'assemblea e soprattutto nel Consiglio federale, perché poi la vera battaglia vinta a Testia sarà se facciamo la Serie C Elite o addirittura B40, sarebbe una cosa meravigliosa, ciliegina sulla torta, però almeno di fare una C Elite che garantisca questa possibilità a tutte le squadre grandi di potersi affrontare insieme, dar su 4 la volta e di essere visibile a livello nazionale, e per le altre comunque avere una ritenuta contro il 23% invece che queste tasse che senza diritti televisivi fanno morire tutti i club ogni anno. Quindi è chiaro che noi siamo pronti e sospettiamo, visto così la sensazione, se è difficile giocare per la Serie A, penso che per la Serie C ci sia solo la possibilità playoff, ma lo dico a naso perché ogni ora può succedere qualcosa. Certo. E Mauro, significa che la Triestina è pronta anche dal punto di vista medico nel gestire allenamenti, tamponi e quant'altro, giusto? Sì, sì, è chiaro che c'è una grande responsabilità nel mio caso come datore di lavoro, per medico sociale, però insomma se non ci fosse dolo siamo organizzati e seguiamo i protocolli, noi siamo organizzati per giocare. È chiaro che queste regole restrittive, come dicevi tu, sono già difficili da applicare in A, chiaramente ancora più difficili in B, quasi impossibili in certe C, ma se facessero un playoff solo per le squadre che fossero attrezzate, noi siamo dentro. Bene, tra l'altro l'altro giorno abbiamo visto, no, il Bologna ripartito ad allenarsi, subito un positivo, però si è riusciti a gestire la situazione da quello che ho capito, parlando di una realtà di Serie A, però insomma per capire poi i casi di specie sul campo reali, no, le cose che succedono realmente. Sì, sì, dopo Gravina aveva chiesto praticamente che non vada
in quarantena tutta la squadra gioca contro, gli arbitri, i guardalini, le sedi, ma solo il giocatore insomma poi ritenuto positivo, e quindi si prosegue il campionato senza i giocatori che potrebbero cadere in quella specie di contagio ancora, anche se non è più, penso, mortale in tanti casi, perché stiamo arrivando verso la strada addirittura per il vaccino, però penso che siamo sulla strada giusta. È chiaro che penso anche agli atleti che siano sani, è più pericoloso andare in giro a fare visite in ospedali, a trovare i nonni, sia per loro che per noi, o trovare la gente più anziana, perché poi se si sta tra gente insomma che si frequenta ogni giorno da 2 mesi, penso che siamo tutti al sicuro. È chiaro, un ambiente sano, il calcio, un ambiente, ma nessuna categoria, nessuno, purtroppo né i giornalisti, né gli avvocati, né i calciatori, né i notai non a rischio. Abbiamo visto famiglie reali, no, prendere questo contatto, certo, abbiamo visto certo. I casi. Quindi siamo molto attenti, io dicevo, per quello era per me. E bloccare il campionato e fare le riforme già 2 mesi fa era una cosa secondo me intelligente. Adesso se si decide di giocare, si giocherà solo i playoff, purtroppo se non si decide di giocare avremo perso 2 mesi per fare le riforme, però cominciando dal 1° settembre ci sono ancora tante assemblee. Mauro, un'ultima battuta, secondo te qual è la data limite oltre la quale non si può più rimandare la decisione? Ma io ho fatto un conto anche per noi, siamo già al limite, perché c'è nel nostro girone squadre che devono giocare 11, 12, 13 partite, poi i turni di playoff possono essere anche 7 con andata e ritorno, quindi ci costringerebbero a giocare mercoledì, domenica, e sarebbe difficile. Sarebbe più sensato, secondo me, partire il 1° luglio solo con i playoff, magari, come dico da tempo, in centri organizzati, sanificati a Lega, controllati e pagati dalle singole società che volessero partecipare a questo playoff. E poi avremo tempo fino al 20 giugno, data che la UEFA ha dato poi a tutte le nazioni per finire il campionato, per ricominciare tutti la nuova stagione sportiva il 1° settembre. Quindi penso sarebbe più logico, ma lo dico da tempo, fare solo questo tipo di playoff, se vuole la Lega anche playout, perché con 7 turni sarebbe finito tutto, avremo tutto il tempo di allenarci, programmarci, sia dal punto organizzativo e medico, ma soprattutto noi siamo pronti, ma qualcun altro no, ma soprattutto per la tutela dei giocatori e la salute, e finire questo campionato poi in maniera senza, voglio dire, che sia il campionato proprio del coronavirus, perché andiamo verso questa strada. Grazie a Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, tante grazie. Ciao Mauro. Grazie a voi, buonasera. Ciao. Grazie ancora. Torniamo in studio, torniamo in diretta straordinaria. Grazie a Mauro Milanese, che avete visto, era in auto al volo, si è collegato per fare il punto della situazione. Sostanzialmente solo playoff dal 1° luglio, quella che è la proposta diciamo che Mauro Milanese mette sul campo, ed effettivamente possiamo dire che sia una delle più ragionevoli, anche perché ci sarebbe ancora il tempo perché la curva magari rallenti o si arresti definitivamente, lo speriamo. Telefonata, pronto? Pronto? Sì, è in onda. Marco, come ti chiami? Marco, Mauro. Prego. Marco. Mi ha visto andare a Carano domenica, no? Sì. Può portare mia figlia? Certo che può portare sua figlia. No, sai, ma può portare ella. Cioè, siete in 3 in auto, siete familiari, andate in auto con le mascherine? Mia moglie, mia figlia e il moroso. Siete un po' troppi in 4. Siete un po' troppi in 4 in auto. Da dove? A Grado da dove? Da Trieste. Mi sa che è un po' difficile. Mi sa che è un... Allora, ci sono scuole di pensiero che dicono che con la mascherina si possono fare piccoli spostamenti anche in 4 in auto, però in 4 in auto da Trieste a Grado... Ma non c'entra niente, c'entra il discorso della convivenza. Si è detto in auto, in più persone, solo per motivi di necessità urgenza. Se siete in 4 in auto, cioè l'auto piena, in teoria con le mascherine si potrebbero fare dei piccoli tragitti Trieste Grado. Io non rischierei di prendere la multa, onestamente. Meglio andare in 2 auto separate, io non rischierei la multa. Grazie per aver chiamato. Ancora c'è il titolo, come vedete, centri estivi ok anche ai bimbi da 0 a 3 anni. Un altro titolo ce l'ha dato adesso Milanese, che dice: secondo me sarebbe meglio partire dal 1° luglio solo con i playoff per la Serie C. Pronto, buonasera, prego.
Prego. Sì, Giuseppe Siglia. In onda. Sì. Parli però, perché sennò... Sì, buonasera. Prego. Signor Stabile. Sono qua. A dove sei Dusan? Dusan ha ragione, lo recupereremo di nuovo. Ieri l'abbiamo anche citato nella straordinaria, speriamo di rivederlo presto. Benissimo. Molto simpatico. Le piace Dusan? Ma dico, come dico, su questa... diciamo coronavirus, era molto simpatico. Era molto simpatico, allora molto presto lo faremo tornare, dai. Arrivederci, buonasera. Grazie, messaggio a Dusan che si faccia vivo sostanzialmente. Pronto, buonasera ancora. Pronto e buonasera. Senta la signora Marco Stabile. Prego. Ieri sera mi sono divertito un mondo ad ascoltarvi. Grazie. Ecco, prima di tutto. Un piccolo suggerimento, se dopo non l'avete già pensato eventualmente. Sì. Si ricorda il Filcon Villaggio che c'era? Io speriamo che me ne accavo. Sì. Che c'erano le citazioni di ragazzi. Sì. Che aveva scritto. Non fareste un bel libro, qualcosa voi, di tutte le citazioni, tutti gli aneddoti che vi sono capitati in questo periodo? Presumo, certo, che sarebbe un successo questo. Perché, certo, siete veramente bravi, eh? È un piacere ascoltarvi e soprattutto anche delle cose... tipo quella che ho sentito delle mutande, che era, o del signor Bosatti, della signora del senso, cioè mantenere la serietà e l'aplomb è stato, siete stati veramente bravi, tutti, ne ho detto questi due nomi per dire due nomi, ma lei, la signora, tutti quanti, compreso Avarino mi ha colpito moltissimo, la prima trasmissione che aveva fatto, quella trasmissione che era veramente drammatica, i primi giorni del coronavirus. Signor Stabile, la saluto, le ringrazio e buon lavoro e bravi. Grazie, grazie. Grazie ancora al nostro amico che ha chiamato e quindi ha partecipato anche lui alla trasmissione. Allora, tanti temi del giorno, io direi tra quelli più importanti il tema dei centri estivi, no? Ok, anche i bambini più piccoli, i neonati, quelli della fascia 0-3. Ok, definitivo, dopo l'annuncio su Tele4 di Fedriga, anche ai test sierologici in privato e ai tamponi in privato, che è un altro tema che è stato affrontato più volte, perché più volte ci avete chiesto se era possibile farli. Adesso finalmente è possibile. Vi do ancora questa notizia direttamente dal sito di Trieste Prima. Scontro tra bande a San Giacomo. I residenti tornati di notte per vendicarsi a denunciare una situazione definita insostenibile sono alcune persone che vivono nel rione di cui Trieste Prima ha raccolto le testimonianze. Dopo gli arresti della scorsa notte, alcune persone sarebbero riuscite a entrare nel palazzo in cerca di vendetta. Il pezzo di Nicolò Giraldi, vedete, proprio con questo cartello con cui i gentilissimi condomini, finalmente è stata aggiustata la serratura, si prega d'ora in avanti di non forzarla e usare la chiave per aprire, grazie della collaborazione. Insomma, evidentemente questo regolamento di conti tra due bande ha messo veramente paura ai residenti. Ci torneremo naturalmente anche nella giornata di domani. Telefonata, buonasera, pronto? Buonasera, pronto? Prego. Avevo tentato prima, ma le frecce tricolori hanno intasato le linee. Mi dica. Niente, allora io ho sentito che lunedì siete a Muggia. Lunedì siamo a Muggia, sì. Ecco, allora che dovete andare a vedere un bagno, che dopo dovete parlare di altre cose, non so con chi avete l'appuntamento. Dobbiamo andare a vedere non un bagno, dobbiamo andare sul lungomare a vedere la situazione del distanziamento, eccetera, perché si avvia la stagione balneare, quindi capiremo come funziona Muggia. Ecco, io ho chiamato perché si vocifera purtroppo che vorrebbero chiudere il Mandracchio. Allora, io cosa vuol dire? Chiudere il traffico della strada, l'unica strada che porta verso Lazzaretto, verso i bagni. Beh, ma evidentemente se decidono di chiudere Mandracchio vuol dire che faranno un percorso alternativo per accedere alla riviera. Ecco, appunto è quello che volevo dire io. Proprio. Allora, io sono d'accordo che le attività devono lavorare. Ci sono 6 attività, sì, lungo il Mandracchio. Ce li dice per distanziare già... nei dehor i tavolini dei locali, eccetera, si chiude quella fascia, si fa passare le auto da dietro in modo che possano lavorare i ristoratori e i locali.
Questo... Ecco, io ho parlato con uno del comune che sì. Mi ha detto che stanno ancora valutando, gli ho spiegato il tutto. Mi sembra un'idea intelligente però. Comandi? Mi sembra un'idea intelligente per venire incontro a chi deve ripartire. Sì, comunque, comunque io gli ho detto che io sono io e altre persone, comunque siamo tutti d'accordo, l'interessante è non esagerare, sì. Perché questi qua si sono già allargati, cioè se lei va con uno del comune o non so chi sarà là, le dirà questi erano qua e hanno già preso le vie che vanno verso la piazza Marconi, e hanno già preso, sono già allargati tutti quanti, adesso vorrebbero prendere ancora. Sì, però mi perdoni, Muggia non è Trieste, non ci sono le ampiezze di una città dove Trieste, dove di piazza basta che dica allargate lo spazio del Deor e si prendono lo spazio a distanza dei tavolini. Muggia è molto più piccola e ha aree, soprattutto in quella zona, molto piccole. Di conseguenza, se vogliono dare una mano agli esercenti, non credo ci siano alternative. No, per carità, cioè che non si fraintenda che io non voglio sì. aiutare gli esercenti e questo e quell'altro. Sì. Il problema è che ancora quando c'era di piazza, perciò parliamo di qualche anno fa, ecco, loro, se parlerà con quelli del comune, detto faremo una circonvallazione. Sì. Per evitare. Ecco, io avrei piacere che chi va a Muggia prenda la macchina e faccia questa circonvallazione, perché io ho lavorato 30 anni in giro per l'Italia e ho fatto migliaia di circonvallazioni, però quella di Muggia penso che sia un campo minato. Bisogna andare su per la stradita delle Mure, la strada è ripida, le curve sono strette, bisogna andare giù per il villaggio del pescatore, che è tutto stretto. Hanno fatto anche. Ma non si può semplicemente utilizzare la galleria in ambi i sensi di marcia facendo un senso alternato? Dove adesso c'è un senso unico, così si risolve tutto? Potrebbe essere un'alternativa. Mi sembra più semplice, no? Più semplice, sì. Però loro, il comune, quella rotonda che non è rotonda, loro non vogliono farla diventare rotonda perché già così la via Roma è intasata. Ascolti, mi ha dato una buona idea per fare un servizio domani. Domani chiamiamo il sindaco Marzi e vediamo cosa ci risponde. Però devo dire che effettivamente l'aiuto agli esercenti è molto molto importante. Quindi grazie al nostro amico. Domani chiamiamo il sindaco Marzi su questo, che è una cosa molto molto interessante. Un attimo di pubblicità, torniamo con Alessandro Arino di Lab Immobiliare per parlare della situazione immobiliare post emergenza coronavirus e poi con le vostre chiamate. Le 21 Cering, tutti al mare, restate con noi. Buonasera e bentrovati ancora in diretta straordinaria, cambio titolo, il mercato immobiliare post emergenza. Siamo in compagnia di Alessandro Arino di Lab Immobiliare, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Alessandro, un volto che avete imparato a conoscere nelle nostre trasmissioni. Allora, parliamo innanzitutto di affitti, cosa è cambiato, tendenze rispetto al cambiamento dei prezzi, sì o no, rispetto chiaramente all'emergenza che abbiamo vissuto? Allora, in questo momento la situazione è rimasta praticamente invariata, i prezzi sono allineati a quello che era la situazione pre-Covid. Dobbiamo capire poi cosa succederà in futuro, la proiezione un po' più lunga dovremo vedere poi tra qualche mese se ci saranno delle variazioni. E al momento quello che abbiamo notato è che comunque c'è abbastanza richiesta per appartamenti piccoli in affitto, soprattutto ragazzi giovani che si sono trovati chiusi all'interno del nucleo familiare durante il lockdown, adesso stanno cercando la loro indipendenza, per cui si cerca quel loro appartamento che può essere un più locale. Poi abbiamo c'è stata una variazione per quanto concerne, parlando sempre di residenziale, per turistico, perché Trieste comunque abbiamo la fortuna di il mare, e negli anni precedenti c'erano molte realtà con il mare che potevano essere affittate anche settimanalmente, cosa che invece attualmente abbiamo, c'è stata una forte richiesta interna per prenderle anche stagionalmente oppure anche mensilmente, proprio perché non vi erano linee guida su come trascorrere l'estate al mare, e prima di trovarsi in situazioni molti hanno cercato di
ovviamente passi la soluzione per il mare. Altro discorso invece sono il commerciale e il direzionale. Su questi due abbiamo una frenata, ma questa era già prevista e era già stata messa ovviamente in conto, ma lì bisognerà vedere cosa succederà quando avrete le linee guida un attimino più certe, e sicuramente anche lì tra qualche mese riprenderà il suo percorso. Da quando c'è stata la chiusura sapevamo che si sarebbe arrestato il commerciale e il direzionale. Allora, i parametri di valutazione economica degli immobili sono cambiati o no a conseguenza dell'emergenza? Più che parametri di valutazione economica, direi che è cambiato il tipo di richiesta di immobili. Pertanto, ad oggi, i parametri valutativi sono rimasti invariati come era nella situazione pre-Covid. Abbiamo già avuto modo di discutere ampiamente su quali sono le richieste maggiori attualmente di tipologia di immobile residenziale, e c'è da tenere in considerazione che se questo trend proseguirà, ovviamente potranno cambiare anche i parametri valutativi. Certo. Perché se la domanda continua a aumentare e l'offerta man mano diminuisce, è ovvio che il mercato potrà cambiare su questo. Però ad oggi possiamo dire che le valutazioni e i parametri valutativi economici sono rimasti invariati. Allora, è un buon momento per investire in questo post-Covid, perché insomma sul fronte degli acquisti, su molti fronti, inutile dirlo, sarà brutto, ma insomma ci sono forti sconti. Sul fronte immobiliare? Sul fronte immobiliare comunque sì, è un buon momento anche per investire, in quanto, come io ho sempre detto, non è un rifugio. Pertanto comunque è un investimento sicuro che può avere sì delle flessioni, ma non delle flessioni fortissime. Ci sono comunque investitori che partono anche su appartamenti sempre di dimensioni contenute, comunque un mercato che ci sarà sempre. La nostra realtà è una realtà che comunque desta sempre molto interesse. C'è anche un interesse sulle seconde case, e parliamo però di seconde case dove sono dedicate al nucleo familiare, che può essere i vari componenti della famiglia, per spendere meglio il loro tempo. E nelle zone turistiche ad oggi abbiamo comunque una richiesta interna molto forte, perché tutti tenderanno ovviamente a non potersi muovere con aerei piuttosto che con altri mezzi, e pertanto questo comunque desta interesse. Non dimentichiamo anche il fattore monetario, che ad oggi abbiamo sempre le banche che tengono, per cui anche chi vuole fare l'investimento sul mattone è supportato. Pertanto sì, io la vedo positivamente al momento, cioè stanno proseguendo comunque l'interesse sull'investimento immobiliare. Certo. Allora, tra le altre diciamo considerazioni tecniche, ma che possono interessare i telespettatori, c'è questo eco bonus detrazione al 110%. A livello pratico, quali lavori per chi compra una casa che vuole ristrutturare o vuole ristrutturare il proprio appartamento, la propria casa di proprietà? Come si può godere di questo beneficio? Allora, su questo tema c'è un grandissimo fermento, perché coinvolge il singolo appartamento, coinvolge ovviamente i condomini e coinvolge anche la singola unità abitativa, che può essere il villino, insomma. Allora, intanto andiamo a individuare quali lavori. I lavori, parlando di eco bonus, devono essere dei lavori tali che mi consentono di aumentare la capacità energetica del mio immobile. Questo cosa vuol dire? Non basta che io cambio solo i serramenti mi rientrano nelle vecchie detrazioni, per cui non mi rientra nel super bonus del 110%. Se io invece nel mio appartamento cambio la caldaia, cambio i serramenti, installo un impianto di climatizzazione a pompa di calore adatto efficientemente energetico, che fa salire ovviamente la prestazione energetica, che anche
all'interno del decreto scrive che deve salire almeno di 2 classi energetiche, o comunque deve esserci fatto un'asseverazione, un'attestazione che è salita del maggior grado possibile in quel momento. Anche perché tenete presente che ci sono nel carattere nazionale, ma abbiamo tantissimi esempi anche nel carattere locale, alcuni edifici che hanno dei pregi tali architettonici che non è che posso intervenire in modo forte. Certo. Pertanto, certo, se dovessimo parlare di un discorso condominiale, ci sono dei palazzi che sono vincolati, tutelati, non posso fare il cappotto in facciata. Pertanto userò tutto quello che sono delle tecnologie tali, come le resine, alla nanotecnologia sulle pitture, che mi consente di ovviamente migliorare l'efficientamento energetico. Per quanto riguarda la casa cosiddetta unifamiliare, il villino, come tutti meglio lo identificano, sì, è fondamentale che sia prima casa, non le seconde case. Le seconde case sono ammesse solamente se all'interno di un condominio. Pertanto, il villino, che è la mia abitazione principale, la mia prima casa, posso isolare il tetto, fare gli impianti, i serramenti, il cappotto, tutto questo rientra nel 110%. Se la casa è una seconda casa, il villino, no. Certo. Utilizzo le vecchie agevolazioni fiscali. Ci sono perplessità anche da parte degli addetti ai lavori sull'ecobonus? Ci sono dubbi ancora? Ci sono fortissimi dubbi. Allora, teniamo presente che questo è stato pubblicato il 20 maggio sulla Gazzetta Ufficiale. Mancano ancora i decreti attuativi. Ci sono una serie di ostacoli e di paletti all'interno di questo decreto rilancio per quanto concerne poter accedere al superbonus, l'ecobonus del 110%, il sisma bonus, che sono importanti perché hanno introdotto la possibilità dello sconto fattura, tradotto in termini molto pratici. Arriva l'impresa, mi fai i lavori, io non tiro fuori un euro, in quanto il 110% lo cedo all'impresa, la stessa impresa cederla o ai fornitori o, usando un termine molto fiscale, lo vendo alla banca che mi finanzia questa detrazione. Già qua troviamo, ovviamente, quale impresa ha una capacità tale da poter supportare tutti gli avanzamenti lavori fino ad arrivare al compimento. Quali altre imprese che sono coinvolte possono accettare queste cessioni del credito? Ci mancano ovviamente tutti quelli che sono intermediari finanziari, banche, assicurazioni, che quanto costa questo tipo di sconto fattura? Inoltre dobbiamo anche tenere presente la figura dei tecnici, in quanto i tecnici sono obbligati ad asseverare che tutte le opere sono state compiute rispettando ovviamente il decreto, con un'asseverazione che comporta l'obbligo del tecnico a stipulare una polizza assicurativa da 500.000 euro. Prevede delle pene per il tecnico qualora facesse delle assicurazioni, certo, e la perdita del beneficio stesso. Per cui qua adesso dobbiamo andare a incastrare una serie di situazioni e di figure per arrivare al compimento. Ci mancano i decreti attuativi. Certo. Con quelli riusciremo a avere delle linee guida e a, ovviamente, interessantissima come cosa, molto bella, però dobbiamo sapere. Grazie Alessandro Arino di Lab Immobiliare anche per questo intervento e buona serata. Grazie a voi. Grazie ancora Alessandro, sentiamo la prossima telefonata in diretta, buonasera. Ciao Marco. Prego signora. Sei grandi, troppo grandi. Grazie. Non stiamo larne perché noi oramai di solo 3-4. Non molemo. L'altro giorno Macete ho scritto che le 4 è la più grande emittente d'Italia. Addirittura. Sì, e dopo ho scritto viva via Telequattro e tutto il suo staff, ho mandato 2 messaggi. Comunque ieri sera, se stai favolosi, grazie, vi devo appunto alle battute, perché mille che avevo sentite già in diretta, però tornando in giro dei mesi, dopo te ridi, veramente. E che avevo pensato anche me al libro, come ha detto il signor, potresti farlo. Vabbè, farlo. Ci metteremo all'opera. Allora, mi sono sicura che sarà un...
è successo. Grazie signora. Allora, al momento non c'è in Italia alcuna situazione critica relativa all'epidemia di Covid-19. I dati dell'Istituto Superiore della Sanità spingono verso la riapertura completa del paese. Il 3 giugno dovrebbero dunque cadere i divieti di spostamento e dovrebbe essere possibile tornare a muoversi liberamente in tutta Italia dopo quasi 3 mesi. Con gli scienziati che però avvertono l'incidenza dei casi è molto eterogenea sul territorio nazionale. Ci sono regioni con numero molto elevato e altre a basso contagio. Ecco perché nel momento in cui aumenterà la frequenza e l'entità della circolazione nel paese, bisognerà avere molta cautela ed essere pronti a isolare gli eventuali nuovi focolai. I dati del monitoraggio sono incoraggianti, i sacrifici importanti del lockdown hanno prodotto questi risultati, così il ministro della salute Roberto Speranza. Quindi insomma nessuna situazione critica, spinta per riaprire il giorno 3 giugno, cioè il giorno dopo la festa della Repubblica. Vedremo se veramente sarà una nuova data simbolo di questo post, di questo speriamo post emergenza, noi non usiamo questi termini sperando naturalmente che sia così. Ecco, nessuna situazione critica, lo vediamo anche dal sito dell'ANSA, Conte vertice sulle aperture, vediamolo dal web, Speranza dati incoraggianti, quindi come dire, si conta di poter varare la fase 3, diciamo così, a partire dal 3 di giugno. Il Colle, commistione tra toghe politica inammissibile, non c'entra, e poi altre notizie. Speriamo naturalmente che queste notizie vengano poi confermate dai fatti, ci sia la riapertura delle regioni e questo non provochi un rialzo delle curve del contagio, mentre si attende sempre di capire anche dalla vicina Slovenia, dalla Croazia, ma in primis dalla Slovenia, se effettivamente poi il 3 giugno si riaprirà la frontiera anche con la Slovenia oppure no, oppure se dovremmo attendere il 15 giugno, sarà così, non sarà così, seguite Tele4, lo saprete in diretta. Allora, per chi non avesse visto le frecce tricolori, Franco Torricella, prepariamo di nuovo il servizio e facciamo vedere a chi ci segue e magari allora praticamente dopo pranzo, 14:20, non aveva il tempo per guardare dalla finestra, dal poggiolo di casa, dalla terrazza, o scendere semplicemente in strada perché magari lavorava o aveva altro da fare. Recuperiamo quindi la telecronaca del passaggio delle frecce tricolori sulla città di Trieste questo pomeriggio a chiusura del tour nazionale, in qualche modo di augurio, in questa fase 2. Eccoli ragazzi in diretta! Eccole qua, nel telegiornale ve le abbiamo fornite con la telecronaca, qui invece in versione diciamo così ambientale, cioè con il rumore e basta, quello che si sente, il rombo dei motori della pattuglia acrobatica nazionale nel cielo di Trieste. Notizia di cronaca grave, è stato ritrovato privo di vita poco prima delle 17 il corpo della persona dispersa dalle 13 nelle acque del fiume Livenza a Cavolano di Sacile in provincia di Pordenone. Si tratta di un 52enne del luogo. Il recupero della salma è stato portato a termine dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trieste in corrispondenza del cavalcavia autostradale della A28. Pronto, buonasera al telefono. Buonasera. Prego. Volevo sapere qualche notizia sui centri estivi.
Sì, centri estivi, oggi c'è stato l'ok anche alla fascia 03, dal 3 giugno si parte e di conseguenza chiaramente le iscrizioni che già c'erano possono essere portate avanti ulteriormente. Dal 3 giugno si parte anche per i neonati, quindi la fascia dei più piccoli, dei 0-3 anni in su. Ok, la ringrazio. Grazie. Allora, salve. Per completare questo ragionamento, Franco Torricella, torniamo al servizio del TG, al terzo servizio del nostro telegiornale, centri estivi anche da 0-3 anni, così rispondiamo alla signora, alla domanda della signora e sicuramente di tante altre famiglie che chiaramente attendono questo tipo di notizie. Apertura dei centri estivi anche per i bambini della fascia 0-3 anni, stop all'obbligatorietà del tampone e definizione del rapporto numerico tra bambini ed educatori e poi misure di sicurezza stringenti inserite in un patto di corresponsabilità tra genitori, gestori e enti pubblici, a cui si aggiunge l'accoglimento dell'ipotesi con cui anche i volontari possano prestare servizio se hanno almeno 16 anni. Sono alcune delle novità introdotte nelle linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per i minori in Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda gli educatori, per la fascia di età 0-5 ce ne sarà uno ogni 5 bambini, per la fascia 6-11 uno ogni 7 bambini, rapporto che sale a 1 a 10 per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. Il servizio potrà partire già dal 3 giugno, previa approvazione del progetto da parte del comune. Per facilitare le procedure verranno messe a disposizione sul sito internet della regione con un modello di progetto e il patto di corresponsabilità utile a ridefinire l'attività estiva nel rispetto delle norme vigenti. Il Friuli Venezia Giulia, aggiunge l'assessore Rosolen, sceglie di essere tra gli avanguardisti nei servizi per i bambini e chiede contestualmente collaborazione e corresponsabilità a tutti i soggetti. Aprire in anticipo estendendo il ventaglio dell'offerta anche ai bambini della prima infanzia è una scelta che implica responsabilità. Sotto il profilo operativo, nel caso in cui i bambini dovessero manifestare febbre dai 37,5 in su o sintomi respiratori o gastrointestinali, dovranno rientrare a casa e dovrà essere contattato il pediatra. Il bambino dovrà essere accompagnato da un solo genitore ed è preferibile il trasporto da parte di familiari. I mezzi pubblici possono essere comunque utilizzati nel rispetto delle ordinanze vigenti. Sono stati stabiliti principi generali di igiene e pulizia, sanificazioni frequenti e disinfezione meticolosa di tutti gli oggetti, a iniziare dai giocattoli. I pasti saranno somministrati in monoporzioni e verranno utilizzate stoviglie monouso. I bambini avranno lettini e lenzuola a uso personale. Ebbene, così abbiamo risposto in maniera più completa alla domanda della signora che ha chiamato poco fa. Tra l'altro sono operativi dai prossimi giorni i test sierologici negli studi privati e i tamponi negli studi privati, quindi sarà possibile farli anche in privato, ovviamente su prescrizione medica. Ancora una telefonata, poi chiudiamo. Alle 21 Ceringhe, tutti al mare, l'assessore Giorgi con noi per parlare della stagione balneare, poi Bernardo Gulotta sulla sabbia di Lignano e molto altro. Pronto, buonasera. Buonasera, pronto. Pronto. Prego. Spesso Marco che... È in onda. Sono in onda? Sì. Marco, ciao, Michele qua. Ciao Michele. Ah, sono viva la televisione. Ascolti me, sai quando che riprendi la 19? In che senso riprende la 19? Non funziona? Dove che c'è? Come corriere non esisti. Da quando è successo questa cosa del Covid, non so. Volevo sapere quando che... la viene ripristinata. Cioè la 19 non sta lavorando, dice lo so. Michele. E onestamente non lo so, quindi adesso vedo di informarmi e provo a rispondere durante le successive chiamate. Durante la trasmissione Ring, perché onestamente adesso non riesco a rispondere al volo perché non sapevo che questa linea non fosse attiva, quindi adesso vedo di rispondere se effettivamente così. Scrivo e rispondo il prima possibile. Allora è tutto per questa parte di diretta straordinaria. Ci rivediamo tra poco con Ring e proverò a rispondere anche a questa domanda perché ovviamente non posso sapere tutto. Tra poco provo a rispondere anche a questo. Seguiteci a Ring.